Eccoci qua, le Bibbia, degli zombie ci stanno deliziando con un po' di art commissionato dal comune, con svastiche e disegni insignificanti. La pecora che passano qua ovviamente devono essere programmate col niente. Bello. Piccolino, è uno di noi. È un topolino. Un topo a Roma. Un topo. A rat. Beh, qual è la differenza tra questi ratti qua, diciamo, e questo qua? Nessuno. Quale? Ah, tra quelli con due zampe, quella qua. Ecco, topolino. Attenzione al topolino, non lo schiacciare. Attenzione. Topolino, però è piccolino. Qui per un vlog frocissimo io, Fedez e la Ferragni qua, che però è invisibile perché non vuole apparire. Siamo solamente inquadrati delle gambe o qualcosa. No, ok, volevamo semplicemente io volevo appuntare al volo, proprio sarà un vlog velocissimo questo. E stiamo andando al vulcano di Castello. Ah, dove il Retti e il Papa passa l'estate, quindi andremo in posto fresco, però peccato che è febbraio, quindi non abbiamo scelto il mese adatto. Quindi dicevamo io, Piero Angelo, giusto? Esatto. Con la mia aiutante qua, volevamo semplicemente commentare quello che abbiamo visto alla metro di Termini. Praticamente io come natura, diciamo, sto sempre col debole, diciamo. E in questo caso dovrei essere, perché cosa è successo esattamente? Dimmi un po' com'è, cosa è successo esattamente? Praticamente io prendo in giro Terra Pura e gli dico, ah, smetti di far vedere video dove i negri fanno questo, fanno quell'altro, fanno casino, cioè. Invece ho visto davanti a me uno di colore che praticamente ha dato un calcio a una ragazzina che stava, questo poraccio stava tirando il trolley, ha dato un calcio al trolley. E secondo lui, non so se questo l'avrebbe guardato la storta, non so che cazzo è successo. Comunque questo è stato lei. No, lei l'avrebbe scontrato col trolley lui. Ah, quindi lei ovviamente l'ha scontrato, quindi non si fa, insomma, sicuramente. L'ha fatto involontariamente, lei dice. Involontariamente. Ma comunque sì, insomma. E io non commentiamo, poi ne parleremo. Poi un'altra cosa bellissima che ho visto in metro è stata la donna mascherata, probabilmente molto succata, che aveva una bambina piccolissima e mentre chattava col telefono in faccia alla bambina. Vuoi aggiungere altro? Era appena nata questa bambina. Molto probabilmente da una madre multidose. Quindi Piero Angela adesso vi racconterà le bellezze di Castel Gandolfo. Ah, va bene, ok, ciao. Sì. Allora, ai tempi dei romani, se dimentichiamo che l'imperatore Adriano aveva l'amante, che era un ragazzo. Ma stiamo scherzando. Cioè, noi non sappiamo. Stiamo parlando di rettili. No, io questo problema proprio non me lo creo assolutamente, forse sono un po' più aperta di mente. Io sono chiuso purtroppo. E vabbè, ognuno ha le sue idee, non è quello il problema. E esisteva, chiamiamola promiscuità. Era lui, aveva l'aspetto d'uomo, però era una donna. Esatto, era un po' androgeno, diciamo. E guarda che c'è un'isola giù in Grecia che nascono da secoli gli ermafroditi. Esatto. Io ho letto un libro di storia vera di una di queste che è dovuta scappare poi dalla Grecia e se n'è andata in America e si è trovata peggio. Perché il bigottismo delle persone che a te ti vedono in un modo però tu ti senti dentro e non lo vogliono accettare, lo butterà, perché se nessuno avesse fatto obiezione a determinati, chiamiamoli, sessi differenti, non sarebbero uscite le oscenità che stanno uscendo per potertelo far accettare. Cioè, me lo puoi ridire se non fosse? Sì, sono articolata io. No, perché allora, se la persona che è differente da quello che tu vedi all'esterno non fosse stata additata, specialmente nel tempo, se andiamo a vedere nei tempi andati, dal secolo fa, no? Chiamiamo proprio il fascio, è stato uno tra i primi,
fosse stato invece accettato, non sarebbe uscito in un modo osceno e assurdo queste parate che fanno tanti. È quello che dà fastidio, perché io sono d'accordo, te sto stentare ti rompe le scatole, però io... Sì, ma secondo me è successo qualcosa a livello fisico che siamo cambiati rispetto a prima, perché... Ma no, lo erano anche prima, solo che non si conosceva, perché sì, era una piccolissima percentuale. Non lo possiamo sapere noi. Comunque volevo dire, questo qui l'hanno restaurato a maggio. Dai, qui ne abbiamo due in uno. Due bandiere in uno. Cos'è la Fabian Society? La Fabian Society è dove i rettili si mettono insieme per inculare le pecore, dove dicono i loro piani. Allora, qui dice, le pecore britanniche del Commonwealth hanno dato la loro vita per preservare la libertà, come vediamo, l'hanno preservata benissimo, e grazie al loro sacrificio hanno finalmente dato libertà all'Italia. E hanno rafforzato un legame, insomma, eccetera. Cioè, qui vediamo le palle, dominazione mondiale, e qui le pecore che sono morte per unire altre pecore. Bravissime pecore.